mentre tutto il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni dell'arrestato sindaco del Partito Democratico di Lodi, il sindaco del Movimento 5 Stelle di Livorno finisce sotto inchiesta per la gestione di rifiuti. Tra PD e 5 Stelle volano accuse di doppie morali, ma varrà pure per loro il vecchio detto ciascun col cuore altrui, l'altrui misura, anzi il proprio? E Filippo Nogarin questa sera rompe il silenzio e in esclusiva fuori onda, lo vedete già collegato dal suo quartier generale a Livorno, ci racconterà la sua verità. E oltre alle magagne dei 5 Stelle torneremo ovviamente a parlare di quello che avviene all'interno del Partito Democratico e della questione morale. Subito la parola alla copertina di Luca Sommi che ci racconta questione morale del Partito Democratico e dei 5 Stelle. Vediamo. I partiti non fanno più politica. I partiti hanno degenerato e questa è l'origine dei malanni d'Italia. Sono passati 35 anni esatti da quelle parole di Enrico Berlinguer nella famosa intervista che gli fece Eugenio Scalfari e nella quale ribadì quanto la questione morale dei partiti politici fosse il centro del problema italiano. 35 anni passati invano, si potrebbe dire, leggendo le cronache degli ultimi anni, degli ultimi mesi, anche degli ultimi giorni. Cronache che ci dicono, ad esempio, che il PD, il maggior partito italiano, quello che dovrebbe portare sulle spalle l'eredità proprio di Enrico Berlinguer, ha continui problemi con la giustizia. Ultimi in ordine di tempo l'arresto del sindaco di Lodi, Simone Uggetti, reo confesso di aver truccato una gara d'appalto per la gestione delle piscine comunali, e la condanna a 3 anni di reclusione per Renato Soru, ex governatore e segretario del PD in Sardegna, condannato per evasione fiscale. Ma il presidente del Consiglio Matteo Renzi, ai verdiniani che hanno subito gridato al complotto dei pubblici ministeri, ha risposto con un secco e romanesco complotto, ma de che? E questo sì che è un atteggiamento da rottamatore e che prende le distanze da quelle posizioni penose contro i PM che abbiamo sentito per anni arrivare non solo da Silvio Berlusconi, ma anche da alcuni membri del Partito Democratico. Tuttavia la questione morale all'interno del PD resta un problema, così come lo resta la corruzione in Italia, primo reale malanno del nostro benedetto bel paese. Ma come si dice, se Atene piange, Sparta non ride, e anche il maggior partito di opposizione, il Movimento 5 Stelle, sembra avere oggi qualche problemino con la giustizia. È di ieri infatti la notizia di un avviso di garanzia al sindaco di Livorno Filippo Nogarin per una questione legata all'azienda dello smaltimento rifiuti partecipata dal comune. Avviso di garanzia che arriva dopo quello di 20 giorni fa il suo braccio destro, assessore al bilancio Gianni Lemmetti, e soprattutto dopo lo scandalo del comune di Quarto e le presunte infiltrazioni camorristiche. Pochi casi e isolati, è vero, niente a confronto di cosa sono stati capaci gli altri partiti negli anni, però per un movimento che ha onestà come parola d'ordine, un segno lo lasciano comunque. Insomma, un quadro generale, quello italiano, che ci dice quanto le parole di Berlinguer siano attuali ancora oggi e di quanto, al contrario del migliore vino rosso, il passare degli anni non abbia giovato alla nostra ancor giovane democrazia e alla formazione di una classe dirigente davvero degna di questo nome. Buonasera al sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, prima uscita pubblica dopo l'indagine, lo ringraziamo di essere con noi. Grazie. Io intanto gli domando, lei, l'ha detto lei stesso, è indagato tra le altre cose anche per concorso in bancarotta fraudolenta, poi avremo modo di parlare, ci spiega intanto perché non si è dimesso? Ma guardi, io credo che non ci sia una linearità che va da sé tra l'avere un avviso di garanzia e la dimissione stessa. Dipende da quello che accade. Nella fattispecie, nel mio caso, mi viene notificato un avviso di garanzia per concorso in bancarotta fraudolenta in un'inchiesta che abbiamo promosso noi. Siamo stati noi a portare i libri in tribunale, siamo stati noi a cercare in qualche modo di far sì che la magistratura accendesse un faro su tutto quello che in qualche modo era riguardante la partecipata AMPS, alla quale facciamo riferimento, chiedendo loro di poter... la municipalizzata dei rifiuti, cercando in qualche modo di far sì che la magistratura potesse dare piena luce a tutto quello che è accaduto dal 2012 fino ad oggi, vi compreso naturalmente quello che riguarda i 2 anni scarsi del mio mandato. Sindaco, secondo lei la magistratura si è comportata in modo corretto inviandole questo avviso di garanzia, cioè un atto dovuto, oppure no, poteva fare a meno?
Ripeto, essendo stati noi, essendo stato io in particolar modo a portare i libri in tribunale, sì, non solo me l'aspettavo, ma credo che la magistratura abbia fatto quello che doveva fare, quindi rivendico chiaramente il fatto, la legittimità di essere stato io a aver chiesto alla magistratura di poter far luce, e quindi tutto questo ci stava, ecco. Visto che il suo movimento, il Movimento 5 Stelle, Nogarin, chiede spesso le dimissioni degli altri sindaci non appena c'è un avviso di garanzia, secondo lei, le chiedo, in quali casi di avviso di garanzia un sindaco deve dimettersi? Il sindaco di Lodi, per esempio, il PD, deve dimettersi? È arrestato, indagato? Beh, guardi, allora, innanzitutto io credo che qui si va veramente mescolando un paragone tra me e il sindaco di Lodi che veramente non sta né in cielo né in terra. Io credo che esista una questione morale, avete fatto nell'introduzione riferimento al discorso di Berlinguer, e questo è chiaro perché qui ci sono due situazioni che sono completamente differenti. Io ho promosso una richiesta di aprire un faro su quello che in qualche modo è la situazione esistente all'interno della partecipata e nell'ambito di quello che poi è il ragionamento complessivo e quindi anche gli atti amministrativi è venuto fuori questo avviso di garanzia. Il sindaco di Lodi invece è completamente differente, addirittura a quanto si legge, a quanto si evince anche dai giornali, ha truccato un appalto, quindi cioè, ha cercato in qualche modo di portare avanti degli interessi che sono interessi personali o legati in qualche misura alla sua persona. Io ho cercato di avere in realtà un comportamento che è completamente differente, però, non ho tratto alcun beneficio, ho cercato in qualche modo di portare avanti un ragionamento che possa che andasse a tutela dei miei cittadini, e quindi è esattamente il contrario di quello che è in qualche evidente... modo viene accusata al sindaco di Lodi. È straevidente, sindaco, che ogni storia giudiziaria fa storia a sé, però voi in genere siete durissimi nei confronti di tutti gli altri partiti allorquando vengono indagati, quindi voglio dire, indipendentemente dal reato, voi dite dimissioni in qualunque caso. Ma guardi, io credo che d'altra parte la giustizia, cioè si basa, la presunzione di innocenza è un cardine fondamentale, certo, di quello che quindi vale anche per il sindaco di Lodi. La giustizia italiana, però torno a ripetere, le cose come le ho detto sono molto differenti e le spiego per quale motivo. Io credo che in merito a queste questioni ci siano dei ragionamenti che sono prettamente legati a quello che viene fatto come accusa. Nella fattispecie, se in qualche modo l'accusa è un'accusa che può avere una rilevanza politica prima ancora che giudiziaria, cioè noi non ci vogliamo sostanzialmente sostituire ai giudici nel momento in cui gridiamo dimissioni, davanti alle situazioni che ci hanno. Però ricordo anche che nella fattispecie, cioè, il Partito Democratico si trova davanti a 102 indagati. D'accordo. All'interno di un meccanismo che neanche lontanamente sono paragonabili a quello che in qualche modo viene mosso al sottoscritto o all'assessore del Comune di Livorno. Senta, quindi siamo davanti a due situazioni che sono completamente differenti, fosse soltanto per il fatto che una è legata a una ipotesi di un reato in un ambito amministrativo, quindi in un percorso amministrativo, gli altri invece sono legati a interessi che sono personali. Davanti a questo... Rapidamente volevo chiedere, lei in quale caso si dimetterà? Perché lei ha fatto capire ieri che se dovesse peggiorare la situazione lei si dimetterà. In quale caso, se è rinviato a giudizio, se emergessero nuovi come dire, dettagli, in quale caso Nogarin alza salute e se ne va? Ma guardi, io credo che semplicemente laddove la mia condotta in qualche modo possa essere dimostrata differente da quanto ho appena detto, cioè che mi sono sempre mosso nella piena trasparenza e nella richiesta addirittura io alla magistratura di aprire un'indagine sulla questione, laddove si dovesse vedere qualcosa di differente, quindi una condotta differente che vede l'interesse mio
mio personale o qualsiasi altra cosa che potrebbe inquinare me o il movimento, io non avrei alcun tipo di dubbio. Le dimissioni mie le potete già considerare sul tavolo. Lo riprendiamo tra pochissimo, la pausa pubblicitaria. Rimanga con noi perché è l'uomo del giorno. Pubblicità, a tra poco. Bene, allora di nuovo in diretta con l'uomo del giorno, Filippo Nogarin. Torniamo ancora però 30 secondi su quelle accuse, perché sono due accuse diverse. Da una parte c'è la bancarotta fraudolenta, dall'altra parte c'è l'abuso d'ufficio. Allora, senza entrare nel merito della vicenda per le 33 assunzioni che avrebbe fatto mentre l'azienda era in dissesto, perché indagata? No, però la devo correggere. Perché l'hanno indagata se poi siete stati voi a svelare tutto? Mi scusi, però io non ho nessun abuso d'ufficio che mi viene contestato. Ha solo la bancarotta. Quindi su questo tengo a fare chiarezza. Quindi è soltanto concorso in bancarotta fraudolenta, esattamente. Sì, allora, però la questione rimane da un punto di vista, come dire, anche politico. Se siete voi che avete denunziato il tutto, perché poi siete rimasti anche, come dire, coinvolti nella vicenda giudiziaria? Ma guardi, io credo che semplicemente il procuratore, dal momento in cui inizia un percorso così ampio come quello al quale lo abbiamo invitato, si sta parlando di un'inchiesta che coinvolge chi l'ha condotta, tutto quello che in qualche modo è stato il governo del Partito Democratico dal 2012 fino a due anni fa, e che e poi inevitabilmente ha coinvolto la parte che mi riguarda negli ultimi due anni. Ma questo semplicemente perché è un'indagine estremamente ampia, sì. E quindi non poteva che essere in questo modo. Cioè, d'altra parte, quando si vanno a coinvolgere così tante persone come è successo, è evidente che qualcosa di particolare dietro c'è, altrimenti non si sarebbe proceduto come è accaduto. Senta Nogarin, le facciamo sentire quello che ha detto ieri a proposito di questa vicenda il ministro delle riforme Maria Elena Boschi, vediamolo. Noi siamo garantisti verso il sindaco di Lodi e il sindaco di Livorno nello stesso modo, loro sono garantisti con i loro e sono giustizialisti con quelli degli altri. Allora io credo che il weekend dell'onorevole Luigi Di Maio si sarà un po' complicato, perché so che questa mattina era a Lodi. Ecco, immagino per coerenza che domani sarà a Livorno a chiedere le dimissioni del sindaco di Livorno. Eccoci, Nogarin, che cosa risponde quando la Boschi dice: quando si tratta di noi gridate onestà e quando si tratta di voi invece è omertà? Ma io credo che veramente quello della Boschi è un mondo alla rovescia. Parla di omertà la stessa persona che è capace di tenere in considerazione, cioè di unire quelli che sono i partigiani con Casa Pound semplicemente perché voteranno no al prossimo referendum sulla riforma costituzionale. Cioè, è allucinante. Io posso farle una domanda che in realtà la porto io su questo terreno, proprio una curiosità: secondo lei l'indagine che riguarda il papà della Boschi su Banca Etruria è più per il ministro grave rispetto a quanto non coinvolge lei il caso di Livorno? Ma vede, è proprio questo il punto, cioè mi si accusa di omertà quando in realtà sono esattamente io a aver fatto questo percorso, e quindi esattamente il contrario. Cioè, questa non è omertà. Omertà semmai è essersi lavata la coscienza proprio in quella situazione, tipo il decreto salva banche, dove lei era oggettivamente parte integrante di questa discussione, e non aver partecipato al voto per lei è stato l'elemento che in qualche modo gli ha lavato la coscienza. Cioè, quello è un atteggiamento di omertà, quando in realtà ha distrutto la vita di migliaia di risparmiatori che si sono trovati dall'oggi al domani senza più un euro, magari risparmi di una vita, e tra tanti di questi c'erano anche, purtroppo devo dire, livornesi e toscani. Questo è un atteggiamento omertoso, non quello del sottoscritto che prende e porta i libri in tribunale. Prego? Il ministro Boschi non è mai stata indagata di alcunché. Io non ho
Ma no, ma ci mancherebbe altro, però è un atteggiamento, l'atteggiamento omertoso non è, perché si dice soltanto nelle questioni legate ad un avviso di garanzia. Omertà la si sta dicendo da mille punti di vista. Noi abbiamo accusato tantissime volte, i 102 casi che coinvolgono il Partito Democratico sono oggettivamente molto differenti da questo. Non Senta, è un caso se in questo momento ne stiamo parlando. Nogarin, io mi rendo conto che questa è una situazione che crea il caso. Pensa che questa vicenda indebolirà il Movimento 5 Stelle? La vicenda che la riguarda, l'indagine nei suoi confronti? Ma guardi, io credo che questa è una situazione che può far crescere tutti quanti. In questo crescere momento, in nella senso? Fattispecie, io mi trovo all'interno di un percorso che, come ho detto, abbiamo promosso, e quindi al più presto sono sicuro che si chiarirà tutto quanto. Sono dell'idea che è chiaro che laddove gli interessi sono, come dicevo prima, interessi personali o interessi che in qualche modo vanno a legare il malaffare, ricordo che il Partito Democratico è il solito partito che in qualche modo è legato a Mafia Capitale, la quinta mafia ormai d'Italia, e questo all'interno di un percorso che la vedeva amministrare la città di Roma. Io in questo momento sono all'interno di un percorso di natura ovviamente giudiziaria, nel momento in cui mi trovo semplicemente informato, cioè sono una persona che dovrà spiegare alcune questioni, ma torno a ripetere, rivendico il fatto che sono stato proprio io a promuoverle, nessuno prima d'oggi aveva fatto questo negli interessi appunto dei cittadini livornesi. Quindi lei fino ad oggi si utilizzava un altro metodo. Nogarin, lei quindi gira a testa alta per Livorno? Mi scusi, voglio chiarire questo concetto perché prego, è estremamente... Assolutamente, questo è un concetto molto importante. Fino ad oggi si è sempre utilizzato il metodo della ricapitalizzazione, di far pagare sostanzialmente ai cittadini quello che era l'inefficienza di una classe politica che in questo caso ha condotto la municipalizzata ad avere 42 milioni di debiti, che non ho certamente fatto io i 42 milioni di debiti, no, né io né tutti coloro che in qualche modo sono legati a me, e quindi è questo il punto di caduta assolutamente legittimo per il quale credo che ci sia una differenza sostanziale tra quello che in qualche modo viene detto o noi chiediamo nel caso dei 102 indagati del Partito Democratico e quanto sta accadendo nella fattispecie al sottoscritto. Io l'ho detto molto chiaramente, laddove in qualche modo, andando avanti con il percorso giudiziario, si dovesse andare a dimostrare anche soltanto lontanamente che io ho prodotto un danno alla città o a qualsiasi altra cosa, va da sé che le mie dimissioni sono sul tavolo, ma questo non è accaduto. Quindi, è successo esattamente il contrario, quindi io posso tenere la testa alta veramente da questo punto di vista, e al più presto le cose vedrete che verranno chiarite, perché nel momento in cui si dovesse accettare in via definitiva il concordato in continuità che noi abbiamo promosso, sia io che l'assessore Lemmetti verremo completamente tirati fuori da questa vicenda giudiziaria. Glielo auguriamo, diciamo, va bene. E soprattutto la ringraziamo di essere stato con noi. Noi che ci viviamo adesso? Noi adesso ci viviamo grande straordinario Crozza. Maurizio Crozza sul Partito Democratico. Subito dopo Pina Bicello, professor Ainis, tanta roba, insomma. Questione morale nel PD dopo il 5 Stelle. Vediamo Crozza intanto. L'evasione fiscale è una passione meravigliosa. Guarda questa, nuova tegola sul PD, Soru condannato per evasione fiscale. Renato Soru, europarlamentare, ex presidente della Sardegna, fino a ieri segretario regionale del PD, condannato ieri in primo grado a 3 anni di carcere. Nuova tegola sul PD. Quante cazzo di tegole ci sono in sto tetto? No, perché da gennaio nel PD... ci sono stati 6 arresti, 7 condannati tra sindaci, assessori, consiglieri comunali e regionali. Amici del PD, ve lo chiedo come favore personale, la smettete di mettervi nei guai? No, perché a me piacerebbe ogni tanto parlare anche d'altro, ma voi non mi date tegrua, non mi date tegrua. Sono anziano. Poi almeno quando vi condannano... e dimettetevi dagli incarichi, perché ora Soru si è dimesso solo da segretario regionale del PD, mica da europarlamentare. E com'è possibile?
Gli hanno già dato 3 anni di galera, cosa aspetta per dimettersi l'ergastolo? Tu mi dirai, oh vabbè, però magari al Parlamento Europeo stava seguendo dei provvedimenti importanti, lavorava sodo, si impegnava, vorrà prima concludere quello che stava facendo, no? È umano. Ma quale concludere se non ha mai iniziato? Secondo i dati rivelati da Open Police, è il più assenteista fra gli eurodeputati italiani. Va bene, allora di nuovo in diretta Tommaso Montanari, buonasera e benvenuto. Buonasera. Lei ha partecipato alla prima Leopolda di Renzi. Che cosa pensa del Partito Democratico di oggi con Renzi al governo, Presidente del Consiglio? Ma posto che, diciamo, da Nogarin un'auto usata la comprerei, dalla Boschi non lo so. Attenzione! Io ho l'impressione che il punto non sia quali garanzie, quale sistema abbiamo. La corruzione non si potrà mai estirpare. Quello che mi preoccupa è un partito che tende a vedere se stesso come il partito della nazione, a fare delle alleanze contro natura, per esempio con i verdiniani, e che tende a far saltare tutti i controlli. È una pessima idea fare una riforma elettorale e costituzionale come questa in Italia, che darà tutto il potere a un partito che col 20% si prende tutto, tutti i controlli, anche gli organi di controllo, proprio perché uno dei nostri principali problemi è la corruzione. Il presidente del principale ente di ricerca italiano, il CNR, appena nominato dal governo Renzi, ha detto che bisogna sbloccare l'Italia senza pensare a principi etici, come se il problema dell'Italia fosse l'etica. A me pare che il problema dell'Italia sia la corruzione. Leggi come lo sblocca Italia del governo Renzi o come la legge Madia, che semplificano la via verso la cementificazione del paese, e quando Banca Italia o anche Cantone, quando sono stati uditi in Parlamento, hanno detto che erano leggi che sarebbero state criminogene, è un errore. Noi abbiamo bisogno, come tutte le democrazie moderne, di un sistema di controlli. Non esiste il partito senza corruzione, il problema è se il sistema riesce ad arginare le conseguenze di questa corruzione, a portarle in emersione e se c'è un senso morale abbastanza forte da farle condannare. Beh, ascoltiamo Pina Picerno, prima fila ed eurodeputato del Partito Democratico. Possibile iscrivere Montanari tra i sovversivi, neanche tra tra quelli... E di simpatie estremiste, però lei lo scriverebbe tra i gufi? Come ma no, non lo iscriverei assolutamente in nessuna categoria, è un suo pensiero legittimo che rispetto, naturalmente la mia opinione è radicalmente diversa, io penso che lo sforzo del Partito Democratico a cominciare dalla questione per esempio della lotta alla corruzione, che sono certamente d'accordo, in questo sì con Montanari, è una questione cruciale che riguarda l'Italia, ma che riguarda anche l'Europa, evidentemente, che riguarda la società italiana nel suo complesso, non soltanto la politica, basti guardare alle ultime inchieste, ma insomma, che riguarda funzionari dello Stato, riguarda apparati dello Stato, riguarda insomma la società italiana in quanto tale. Certamente una questione dirimente su cui il Partito Democratico ha fatto tantissimo, più di ogni altro governo. Però fior di magistrati, tra cui il Presidente dell'ANM, questi meriti che voi dite non ve li riconosco. Beh, ci sono però dei fatti, ci sono delle leggi che sono state approvate finalmente, ci sono i poteri nuovi che sono stati conferiti all'ANAC, che finalmente funziona, di Raffaele Cantone, ci sono delle nuove leggi sull'auto... Però per esempio Montanari citava Cantone ostile a quel provvedimento dello sblocca Italia, non so a cosa si riferisce nello specifico. Poi soprattutto ha detto che non comprerebbe una macchina usata da Renzi, ma la comprerebbe da Nogarin. Ognuno si sceglie i rivenditori che preferisce, su questo evidentemente non metto bocca. Non sapevo che vendesse anche macchine. Quanto a Nogarin però qualcosa me lo lasci dire, perché insomma io dietro le quinte così seguivo questa incredibile intervista nella quale si mischiavano e si confondevano un po' di cose, a cominciare dal Tribunale Civile e il Tribunale Penale, per esempio, nel senso che è vero che Nogarin ha portato i libri al Tribunale Civile, indagato per reati di natura penale, quindi dovrebbe intanto Nogarin spiegare, diciamo, le ragioni per cui è indagato, perché evidentemente non le ha chiarite, e soprattutto evitare di utilizzare questa doppia morale insopportabile, per cui si usa misura quando le inchieste, le indagini riguardano esponenti del Movimento 5 Stelle e si utilizza invece la forca
quando gli indagati sono ciascun degli col proprio altri cuore la tua allora, misura su questo, risponderebbero su questo però io vorrei dire su questo però vorrei dire che aspetta un secondo però Piccello, non è ammissibile ecco fare intervenire anche il professor Ainis, buonasera, che tra l'altro da mercoledì sarà in libreria con Vittorio Sgarbi, possiamo far vedere la copertina del libro La nave di Teseo, la nuova casa editrice che fondò Umberto Eco. Michele Ainis, Vittorio Sgarbi, La Costituzione e la bellezza. Ma la domanda per lei è diretta, cioè tra governo e opposizione sono tutti giovani, i rottamatori però sembrano avere gli stessi problemi dei rottamati, professore. Ma evidentemente, diciamo, Houston abbiamo un problema, no? Più duro. Ma il problema io credo che derivi intanto da un abbassamento della tensione etica che in certi tornanti della nostra storia... Da parte di tutti, lei dice, tutti i partiti? Da parte non solo dei partiti ma della società italiana. Io non so, è difficile raffigurare una società civile virtuosa e una società politica che delinque. Perché insomma gli illeciti, gli abusi e fatti corruttivi avvengono anche tra di noi. E d'altra parte c'è anche un clima, un ambiente normativo che secondo me diciamo favorisce fenomeni di corruzione. Mi alzate l'audio del professore in studio, che la sentiamo soltanto un po' bassa, prego. Si alza il tono della voce che la sentiamo. Allora, no, dicevo che c'è anche un ambiente normativo che diciamo certamente non favorisce la certezza del diritto, aumenta quindi la discrezionalità di chi il diritto deve applicare, e sono i funzionari amministrativi e sono anche i giudici, da qui le baruffe diciamo tra giustizia e politica, sì. Perché intanto abbiamo un numero esorbitante di reati, 35.000 diciamo, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, come sappiamo, quindi comporta l'azione penale, diciamo, obbligatoria, quindi alla fine scegli petalo da petalo e a volte puoi commettere un reato senza sospettare di commetterlo. O esistono dei reati, questo bisogna pur dirlo, anche se magari non è troppo popolare dirlo, ma l'abuso d'ufficio è una sorta di reato professionale di chi amministra la cosa pubblica. Molto, molto consueto, diciamo, tra i sindaci, tra chi amministra, i presidenti di regione. Io però volevo andare da Montanari e poi anche su Ainis, isolando quello che ha detto l'onorevole Picerno prima, cioè che Renzi ha fatto molto, carte alla mano, contro il fenomeno, per arginare il fenomeno della corruzione. Lei è d'accordo o no, Montanari? Poi lo chiederò ad Ainis e poi ascoltiamo l'onorevole Picerno. Ma allora, ha fatto molto per comunicare che se ne sta occupando. La nomina di Cantone, l'uso di Cantone è un po' come un jolly, va senz'altro in questa direzione. Bisognerebbe che poi però ci fosse una coerenza fra quello che si fa nominando una persona come Cantone, affidandogli questo compito, e quello che poi si fa nelle leggi ordinarie che si portano avanti in Parlamento e anche nelle scelte del personale politico. Ci sono delle cose che invece mi lasciano perplesso, occupandomi per esempio di ambiente, di cultura, di paesaggio. La scelta di un presidente della Campania come De Luca, che è quello che ha costruito il Crescent, che sfigura la città di Salerno, che è uno dei più grossi oltraggi al paesaggio e all'ambiente italiano, è stato fatto in un modo molto controverso, su cui ci sono delle inchieste, in un paese che è sfigurato dall'abusivismo, è una scelta, secondo me, che non ha comunicato esattamente questo. Quello di cui parlavo prima è lo Sblocca Italia. Lo Sblocca Italia è stata una legge su cui Renzi ha investito moltissimo, voluta dal ministro Maurizio Lupi. Ora, come si è scritto lo Sblocca Italia? Lo si capisce più che dagli atti parlamentari, dagli atti di alcune inchieste delle procure. L'inchiesta di Firenze sulle grandi opere, in cui abbiamo sentito qualcuno che chiedeva: ah, ma la Orte-Mestre la mettete nel provvedimento, me la mettete, è vero? Per non parlare di quello che poi è successo con Tempa Rossa. Allora, diciamo, Cantone benissimo, ci sono però altre cose che lasciano molto molto perplessi, soprattutto io credo per quanto riguarda proprio l'idea dell'ambiente, del paesaggio, come qualcosa su cui da mettere a reddito, un'idea molto vecchia di fare, costruire, cementificare. Voglio dire, questo è il governo che vuole il ponte sullo stretto di Messina. E poi si scopre che una delle imprese a cui è stato affidato di valutare l'impatto ambientale dello stretto ha dei grossi problemi proprio con la camorra in Campania, e notizia degli scorsi giorni. Montanari, viene a sapere che la stessa impresa... Insomma. Sì, sì, adesso diamo subito ovviamente la replica all'onorevole Picerno. Prima però andiamo a Dogliani con la nostra Sara Lucaroni e vediamo che cosa pensano a Dogliani, dove c'è in corso il Festival della TV, della questione morale nel Partito Democratico.
Ingegnere, ingegnere, salve. Posso farle una domanda velocissima? Chi siete? Chi siete? Sono la 7 Fuori Onda. La 7 Programma Fuori Onda. Programma Fuori Onda. Ci conosce? Sì, sì, la 7. Mi conosce, è tremendo. Il Festival della TV è a Dogliani, sotto casa dell'ingegnere, a capo di uno dei più grossi gruppi editoriali italiani. Stampa, dirigenti, produttori, per parlare di comunicazione, strategie, nuovi media. Sullo sfondo, ma non troppo, l'attualità, la politica. Giovanni Minoli intervista il direttore generale della RAI. Riforme, nomine, Renzi. È un fuoco di fila. Direttore, cosa pensa della questione morale delle inchieste di questi giorni? Parla riferito alle inchieste quali, perché... Ma no, cosa c'entra? Io non sono capo dell'azienda pubblica. La questione morale è sempre esistita dall'inizio dell'umanità. In questo momento è concentrata un po' sul PD, certo. Riparte lo scontro fra la politica e la magistratura, mi sembra che riparte con delle dialettiche diverse da prima. I magistrati fare i processi in fretta, i politici essere onesti. Poi arriva il dibattito tra i direttori dei principali giornali italiani. Penso che la corruzione sia ancora molto estesa, un problema enorme che credo che la classe politica debba affrontare, non lasciando solo alle inchieste della magistratura la soluzione del problema. Bene, allora questi i pareri raccolti da Sara Lucaroni. Onorevole Picerno, ma da questo punto di vista qual è la differenza tra il PD di Renzi e il PD, Partito Democratico del passato? No, intanto io devo una replica a cominciare dalle rapidissima, ma tanto è la stessa, insomma, posso rispondere a entrambe le questioni. Allora, dati alla mano, questo è il Parlamento che ha votato alcune leggi molto importanti che questo Paese aspettava da tempo. Penso al delitto di autoriciclaggio che tutte le associazioni antimafia chiedevano da decenni e che non era una norma prevista dal nostro ordinamento, così come potrei citare gli ecoreati, ma potrei anche parlare per esempio della scambio politico mafioso, il cosiddetto 416 ter, su cui si è a lungo discusso, e anche qui finalmente abbiamo una norma che consente di punire lo scambio tra mafia e politica anche quando riguarda non soltanto il denaro come era previsto prima, ma anche le cosiddette altre utilità. Ma perché allora magistrati alcuni alzano la voce e dicono non si è fatto abbastanza? Cioè, penso a Davigo e a molti altri, anche Gratteri. Per usare un eufemismo, non si è fatto abbastanza. Sì, esatto. L'accusa stata no, un po' più ottimo l'abate precisa, giustamente. Ma in realtà poi naturalmente insomma ognuno ha le sue opinioni, sono lei? Tutte legittime. Però rispetto per esempio a questi singoli provvedimenti, io ricordo per esempio dichiarazioni, uno su tutti, di Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, molto positive rispetto al 416 ter, entusiaste dell'autoriciclaggio, e potrei continuare per esempio con l'aumento delle pene per i reati di corruzione e così via. Quindi questi sono fatti. Poi ognuno quindi può un pezzo di magistratura fare... ce l'ha con Renzi. No, nella maniera più assoluta. Guardi, anzi io rigetto completamente questa rappresentazione un po' macchiettistica della dinamica e delle relazioni tra politica e magistratura. Questo rapporto è stato viziato, io dico, da 20 anni di berlusconismo. Chi prova a rappresentare questa dinamica ancora come ingabbiata in queste logiche per cui da un lato ci sarebbe il complotto dei magistrati e la giustizia ad orologeria e dall'altro lato una politica che contesta l'azione della magistratura, io credo che non renda un buon servizio al Paese. La verità è che finalmente siamo arrivati a un rapporto maturo tra politica e magistratura, per cui la politica giustamente deve rendere conto in maniera puntuale di quel che fa, rispondere delle decisioni che prende, e la magistratura deve pronunciarsi attraverso sentenze che devono essere fatte possibilmente in tempi brevi per consentire di discernere le accuse dalle sentenze. Ainis, io però le chiedo, da questa continuo scontro confrontale che c'è tra politica, intellettuali, politica e magistratura, cioè che paese rischia di lasciarci tra poco? Beh, diciamo litigioso, no? Questo lo vediamo.
Però il problema di una giustizia che funzioni è un problema che riguarda la tutela dei diritti, e un diritto esiste soltanto se è azionabile. Ora, noi abbiamo ancora la vergogna, mi pare sono 70.000 prescrizioni nel primo semestre di quest'anno, nonostante qualche piccolo progresso c'è stato nel rendimento della giustizia. Ma ecco, la legge che riformi i termini di prescrizione non si riesce, per contrasti nella coalizione di governo ancora. Coalizione allargata, perché c'era anche Verdini, il presidente del partito di Verdini alla riunione l'altra volta, non è un mistero per nessuno, il senatore Falanga. Ecco, quindi insomma qualche buco rimane, così come in nome di una maggiore trasparenza, che è anche l'antidoto alla corruzione, una legge sulle lobby sarebbe sacrosanta, e noi non ce l'abbiamo, siamo quasi gli unici in Europa a non averla. Non siamo riusciti a timbrare una legge sui partiti, che significa democrazia interna dei partiti, ma anche regole per la selezione del gruppo dirigente. La famosa attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che hanno cambiato prima la Costituzione che non fatto la legge per quello. Noi invece però vogliamo farvi vedere a tutti quanti, e poi torniamo, questa piazza per la cultura che ho organizzato ieri, tra gli altri anche Tommaso Montanari, nel servizio di Giulia Di Stefano, e poi torniamo perché è molto interessante, ne parliamo. Non solo l'articolo 9 della Costituzione, ma è in pericolo tutta la Costituzione. Siamo nelle mani del governo, il quale è asservito alle multinazionali e alle banche. Si svegli il governo, si svegli il popolo, perché noi stiamo per morire tutti, e soprattutto i giovani. Emergenza cultura, emergenza Costituzione. A gridarlo in piazza ieri centinaia di lavoratori nel settore dei beni culturali, precari o sottopagati, intellettuali, docenti. L'articolo 9, che promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio artistico e paesaggistico della nazione, è minacciato, protestano i manifestanti, dalle iniziative di un governo accentratore e poco rispettoso della Costituzione. Lo strapotere del governo che Renzi vuole per sé funziona anche per tutte le strutture. Per esempio, uno si chiede perché non hanno abolito il Senato. Hanno voluto apposta questa specie di dopolavoro per consiglieri regionali e sindaci, diciamo un Senato, un senatucolo, un Senato declassato. Perché ha l'immunità questo Senato declassato? Bene, allora Montanari, e poi subito la replica ovviamente dell'onorevole Picerno. Lei dice che questo governo sta distruggendo la cultura e il paesaggio. Ci dice in 30 secondi perché? Renzi ha scritto in un suo libro molto famoso che sovrintendente è la parola più brutta del vocabolario italiano. Quando è arrivato al governo ne ha fatto un programma di governo, lo sta attuando molto bene. La legge Madia, per esempio, prevede che i sovrintendenti vengano sottoposti alle prefetture, che dipendono dall'esecutivo. Ora, se l'Italia non è stata del tutto devastata dal cemento, è perché è esistita una magistratura del territorio, che agiva in scienza e coscienza, che non era controllata da chi decideva le grandi opere. Noi pensiamo che sia un errore, proprio perché è il paese della corruzione questo, far saltare questi controlli. E pensiamo che anche sradicare i grandi musei e riempirli di soldi, Renzi ha dato 1 miliardo alla cultura, 100 milioni di questo miliardo li ha dati alla sua Firenze, altri 70 alla Ferrara di Franceschini. Tutti spot una tantum a grandi siti già molto finanziati, mentre i musei minori, le biblioteche e gli archivi muoiono, non sono aperti, sono tenuti aperti solo da volontariato. Io vado a studiare il mio archivio e trovo scritto: l'archivio non può più essere aperto perché non abbiamo più soldi per rimborsare la cooperativa di volontari, che sono nostri laureati e dottorati, molto bravi, che lo teneva aperto da 10 anni. Dicerno, è un patrimonio che muore questo? E si va avanti con gli spot. Intanto sulla definizione che questo è il paese della corruzione, no, questo è il paese della bellezza, il paese di tanto altro, il paese in cui certo c'è anche la corruzione, per questo la combattiamo con norme severe e con il potenziamento appunto dell'ANAC, ma questo non è Autorità Anticorruzione, ricordiamolo, come solo il paese della corruzione, il paese della bellezza, ed è la ragione per cui questo governo sta investendo moltissimo. Io vorrei ricordare anche qua, da un lato, insomma, le parole di Montanari, la retorica di Montanari, dall'altro lato i fatti. Allora, più di 2 miliardi nella legge di stabilità, a parte gli oltre 2 miliardi di legge di stabilità, un ulteriore miliardo di cui si sta parlando in questi giorni destinato alla cultura, alla mia
Caserta, Montanari, la Campania, 180 milioni per esempio. Sì. Vorrei dire con questa battuta che cioè i soldi sono stati distribuiti in tutta Italia. Siamo passati da un governo che diceva che con la cultura non si mangia ad un governo che frase fa celebre della del... cultura il principale, Montanari, il principale volano un flash di Montanari il principale che poi dobbiamo chiudere. Su cui costruire il futuro Montanari, del rapidissimo paese. Come una saetta proprio, una saetta. Non è vero, non è vero, questa è solo propaganda. Il bilancio ordinario del Ministero per i Beni Culturali è sempre lì inchiodato e si sono venduti come un finanziamento straordinario anche il fondo ordinario delle università italiane. Non è vero, andate in qualunque biblioteca, archivio o museo che non sia fra i 20 scelti da Franceschini e vedrete. Gli italiani le sanno queste cose, state concentrando tutto su pochissimi siti che la politica si è preso. Chi li nomina i nuovi consigli dei musei finanziati? Ci direttamente una, il ministro degli enti locali. Ci faremo una puntata dopo perché il tema è molto... Stavo dicendo... Ma no, che completamente queste sono assolutamente cose che io contesto. I soldi ci sono in finanziaria e l'ulteriore miliardo... Ci faremo basta garantito... Basta guardare le file che ci sono, ecco. Lo ci dico faremo da garantito una puntata ad occhio solo su questo. Finalmente grazie. Alla Reggia di Caserta abbiamo le file grazie a un direttore grazie. Straordinario prima un grazie a Dainis, grazie a Picerno, grazie a Tommaso Montanari, noi ci rivediamo domenica prossima, grazie a tutti. Domenica forse sicuro.